Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo angelo interamente realizzato all'uncinetto, una nuova decorazione per questo speciale Natale 2022. Progetto facile, adatto anche alle super principianti, vediamo subito cosa occorre. Per questo progetto ho scelto oro nel colore bianco e nel colore oro e poi dovremo utilizzare diversi uncinetti, ma trovate sempre tutto elencato sotto al video nell'info box. Per prima cosa partiamo dal corpo, prendiamo l'uncinetto 4,5 e avviamo un cerchio magico. A questo punto facciamo 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta più altre 15 maglie alte all'interno del cerchio. Fatte le nostre 16 maglie alte, 3 catenelle più 15, tiriamo la codina e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. A questo punto lavoriamo 3 catenelle, corrispondono sempre alla prima maglia alta, più altre 2 maglie alte, tutte nello stesso punto, quindi partiamo diciamo con 3 maglie alte. Una catenella, salto la maglia successiva, in quella dopo lavoro altre 3 maglie alte. Una catenella, salto la maglia successiva, in quella dopo lavoro 3 maglie alte. Questa è la sequenza che dobbiamo seguire ovviamente per tutto il giro. Quindi di nuovo una catenella, salto la maglia successiva, in quella dopo lavoro altre 3 maglie alte. E quindi continuo a ripetere questa sequenza naturalmente per tutto il giro. Termino anche l'ultimo gruppetto, una catenella e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. A questo punto devo lavorare in ciascuno di questi spazi da una catenella. Quindi parto da qui che poi lo andrò a completare questo spazio, quindi faccio 3 catenelle, la mia prima maglia alta più altre 2 catenelle di raccordo e salto direttamente nel successivo spazio da una catenella dove vado a lavorare 5 maglie alte, quindi faccio questo ventaglio diciamo così di 5 maglie alte. A questo punto di nuovo 2 catenelle, vado direttamente in questo spazio da una catenella del giro precedente e lavoro altre 5 maglie alte, quindi facilissimo. Di nuovo 2 catenelle e vado a lavorare un altro gruppetto da 5 maglie alte in questo successivo spazio. Due catenelle e ovviamente devo continuare a ripetere questa sequenza, ovvero lavorare questi gruppetti da 5 maglie alte in ciascuno di questi spazi, separandoli con 2 catenelle. Arrivati alla fine, vi ricordate, dovevamo completare, qui avevo una maglia già alta lavorata, diciamo con le 3 catenelle, quindi ne vado a fare altre 4 per, diciamo, completare il mio gruppetto da 5 maglie alte. Naturalmente chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Vado a fare anche l'ultimo giro che è un semplice giro di maglie alte. Lavoro una maglia alta in ciascuna maglia alta e 2 maglie alte nello spazio a 2 catenelle, quindi è facile da memorizzare. 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta, nello spazio lavoro invece 2 maglie alte e poi lavoro maglia alta su maglia alta, quindi il gruppetto da 5.
Di nuovo lavoriamo due maglie alte nello spazio da 2 catenelle e poi una maglia alta in ciascuna maglia alta sottostante, quindi è semplicissimo. E ovviamente dovete continuare a lavorare così per tutto il giro, quindi maglia alta su maglia alta e invece 2 maglie alte in ciascuno di questi spazi da 2 catenelle. Lavoro anche gli ultimi 4 punti, perché il quinto è formato dalle 3 catenelle iniziali, vi ricordate, e vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. A questo punto abbiamo terminato la parte del corpo, non dobbiamo tagliare il filo, ma usando e sfruttando la maglia bassissima andiamo a cucire insieme 2 parti. Quindi quello che dobbiamo fare è riprendere il lavoro, piegare in questa maniera e vado ad unire con la maglia bassissima 8 maglie. Ovviamente cercate di prendere tutte e 4 le asoline, quindi entrate e in maniera abbastanza morbida fate la prima maglia bassissima e la facciamo anche sui successivi 7 punti. A questo punto possiamo invece tagliare il filo, non occorre lasciare una codina lunga, anzi poi l'andremo a nascondere con il fantastico ago. E dovete poi rigirare il lavoro in questa maniera e questa sarà, diciamo, la parte del corpo. Però voglio dare una rifinitura, quindi inserisco l'uncinetto qui in questa maglia bassa e vado a fare un semplicissimo giro di maglie basse con il colore oro. Quindi inserisco il mio filato dopo aver fatto un cappietto, lo aggancio, faccio una catenella che non conto come punto e in ciascun punto tutto intorno vado a lavorare una maglia bassa, quindi una maglia bassa in ciascun punto fino diciamo a ritornare alla maglia bassa iniziale. Arrivati alla fine, completo ovviamente chiudendo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Anche qui posso tagliare il filo e naturalmente poi andrò a sistemarmi tutte le codine. E adesso andiamo a vedere come fare invece la parte della testa, che di fatto è un cerchietto. Quindi sempre un cerchio magico, sempre l'uncinetto da 4,5, faccio una catenella che non conto come punto e lavoro all'interno del cerchio 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie basse, tiro la codina e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Ovviamente devo aumentare un pochino il mio cerchietto e quindi vado a fare un aumento in ciascun punto. Quindi una catenella e lavoro 2 maglie basse in ciascun punto. Quindi 2 maglie basse appunto significa aumentare. Quindi 2 maglie basse in ciascun punto significa che alla fine di questo giro avrò chiaramente 16 maglie basse. Faccio anche il mio ultimo aumento, dopodiché chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e come vi dicevo adesso abbiamo 16 maglie basse.
Devo aumentare ancora un'ultima volta, quindi faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nel primo punto e due maglie basse invece nel secondo, quindi faccio un aumento. Quindi di nuovo una maglia bassa e un aumento nella maglia successiva. E quindi continuo con questa sequenza naturalmente per tutto il giro, una maglia bassa e un aumento, e alla fine di questo giro naturalmente ci ritroveremo con 24 maglie basse. E ovviamente chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Mi fermo qui perché la dimensione è giusta per me. Qui lasciate una codina un po' più lunga perché poi ci servirà per cucire la parte della testa sul corpo. Adesso invece andiamo a vedere come realizzare le ali. Qui cambiamo l'uncinetto e prendiamo un uncinetto un po' più grande, 5,5, e avviamo 6 catenelle. A questo punto, nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa anche nelle 3 catenelle successive. Mentre sull'ultima catenella vado a lavorare 5 maglie basse, tutte nella stessa ultima catenella. Tirate un po' la codina e vado a lavorare sul lato opposto 2 maglie basse. Aiutatevi con l'uncinetto per prendere questa asolina. Quindi lavoriamo una maglia bassa su questa asolina e poi anche una maglia bassa nella successiva. Quindi rimanete insomma con questi due punti non lavorati. A questo punto faccio una catenella e giro il lavoro. E lavoro una maglia bassa nei 3 punti successivi, quindi una, due e tre. Dopodiché vado a fare un aumento, quindi lavoro 2 maglie basse nei successivi 3 punti, quindi 2 maglie basse in questo primo punto, 2 maglie basse in questo secondo e 2 maglie basse anche in questa terza volta. Dopodiché lavoro le 5 maglie successive con una maglia bassa. A questo punto faccio 3 catenelle, lavoro una maglia bassa nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e una maglia bassa anche sulla successiva catenella. E dopodiché lavoro le successive 12 maglie con una maglia bassa. A questo punto posso tagliare il filo, lasciate una codina un po' più lunga perché poi appunto dovremo cucire le nostre ali, ovviamente ne dovete fare un'altra identica sul nostro corpo dell'angelo. Prima però di assemblare il tutto, un'ultima piccola rifinitura, questa volta cambio di nuovo uncinetto, prendo un uncinetto 3,5 e il colore oro e vado ad avviare 10 catenelle. Lasciate però, quando fate il cappietto, una codina un po' più lunga anche di questa iniziale, ci servirà per fare, diciamo, l'aureola dell'angelo. Quindi facciamo queste 10 strette catenelle, dopodiché vado a tagliare il filo e andrò a cucire, diciamo, questa parte poi ovviamente sulla testa. Vado a posizionare, vedete, in questa maniera e vado a cucire con il mio ago, di cui vi lascio sempre il link sotto al video nell'info box.
e vado a cucire da una parte e dall'altra, ecco perché mi serviva la codina anche iniziale. Naturalmente nascondete con l'ago normale queste codine e adesso possiamo andare a cucire le ali in questa maniera. Vado a cucirne una alla volta, quindi giro ovviamente il lavoro e mi aiuto fissando con una clip e vado a cucire anche questa con il mio ago. Cucirò prima un'ala e poi subito dopo, nella stessa identica maniera, vado a cucire anche l'altra. Ecco qua, ho cucito le mie ali, adesso vado a cucire la testa e sempre mi aiuto con il mio fantastico ago. Poi ovviamente andrò a inserire tutte le codine, chiaramente vado a cucirla, vedete, qui sopra prendendo anche non solo il corpo ma anche i primi due punti, diciamo, delle ali. Ovviamente vado a sistemarmi poi tutte queste codine e il risultato finale sarà questo, anzi quasi finale perché siccome non mi piaceva molto questa parte qui, questa cucitura, ho pensato di inserire, di incollare questa piccola decorazione. Quindi vado a incollare questa e poi vediamo il risultato proprio finale. Ed ecco il nostro angelo terminato. E spero quindi che questo video vi sia piaciuto, anzi come sempre fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo che sul mio sito www.perfilesegno.com trovate tutta una raccolta di raccolte, di tutorial, e tra cui questi appunto anche di Natale, dato il periodo. Quindi andate a dare un'occhiata, vi lascio comunque tutti i link sotto al video nell'info box. E io quindi come al solito vi lascio all'encard. Mi raccomando, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!